Parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. E allora, le persone che sono messe in contatto dopo la trasmissione, tenete presente che a me non me ne frega niente che i cattolici telefonano a insultare. Sulle mie spalle c'ho il grido di dolore di milioni, milioni e milioni di persone che hanno stuprato, costretto in ginocchio, massacrato, ucciso e tutta la distruzione della vita. Ho sulle mie spalle il dolore dei ferri roventi, delle torture che hanno instillato milioni e milioni di persone. L'orrore, bambini in ginocchio, distruzione di sistemi sociali, distruzione di comunità, distruzione dell'intera Africa, distruzione dell'intera America Latina, distruzione e massacri a non fine. Sono 2000 anni di macelli, di massacri, di stupri, di chi non si può difendere. Per cui cosa volete che siano? Gli insulti di quattro imbecilli che si sono impotenti davanti alla vita e che non hanno nemmeno il coraggio di andare dal loro Dio che ha distrutto Sodoma e Gomorra a dirgli tu quella porcata non la dovevi fare. È un atto di assoluta vigliaccheria, per cui che insultino a me o che non mi insultino è una cosa assolutamente irrilevante. Fa parte della loro manifestazione di impotenza, fa parte del loro disprezzo per la vita, fa parte del loro dolore che in fondo hanno per aver distrutto la loro esistenza in ginocchio davanti al loro Dio pazzo. Per cui questo rappresentano gli insulti che i cattolici fanno al sottoscritto, né più e né meno che questo. Detto questo, passiamo invece a cose un po' più divertenti. Facevano molto più male i ferri roventi a Giordano Bruno che non gli insulti al sottoscritto, tanto per essere chiari. Allora, tanto voi sapete che ormai questa sarà una puntata un po' anomala rispetto alle altre. Sapete che ormai abbiamo parecchi siti neopagani, no? Cioè, sia il primo Istituto Mediterraneo Studi Politeisti con Francesco e altri hanno aperto una serie di siti pagani dove presentano le nostre idee, il nostro pensiero, eccetera, su internet. E dopodiché il venerdì 17 settembre sono arrivato anch'io, ho aperto un sito presentando i miei libri, già c'era un sito precedentemente che è uno di Bologna, che gli piacevano i miei libri, mi aveva già aperto e presentato. Comunque dopo sono arrivato ancora un anno fa questo, poi sono arrivato io, ho aperto il sito dove ho presentato tutti i miei libri e poi a Halloween, giorno di Halloween, ho aperto un altro sito, un secondo sito, dove viene presentato invece le cose importanti per la ricostruzione della religione pagana politeista. Perché qual è il nostro intento? Il nostro intento è quello di ricostruire la religione pagana politeista, la religione con la L maiuscola, in senso che è la relazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda, e recuperare tutto quello che è il pensiero pagano, naturalmente riscrivendolo in maniera moderna e attuale, perché 2000 anni di orrore cristiano ha distrutto anche l'immagine degli dèi, cioè praticamente gli dèi non sono più ciò che erano 2000 anni fa, ma sono ciò che sono ora, dopo che hanno avuto tutte le variazioni e tutto l'impatto dell'orrore cristiano. Cioè l'orrore cristiano ha distrutto la vita, sta tentando di distruggere l'intero pianeta e gli dèi non sono più la stessa cosa. Ricordo sempre che il concetto nostro di Dio non ha niente a che vedere col concetto cristiano di Dio padrone, sono due cose assolutamente diverse e incompatibili. Bene, aprendo quei siti che io ho cominciato a fare, Francesco ha già fatto, eccetera, ci siamo messi nei motori di ricerca. Naturalmente qualche motore di ricerca ti ha iscritto immediatamente, altri motori servono alcuni mesi e altri ti iscrivono, sono più che dei motori, sono delle organizzazioni di siti. Cos'è un'organizzazione di siti? Praticamente l'organizzazione di siti raggruppano dei siti per denominatore comune, per esempio. Tutti i siti pagani che ci sono su dei motori di ricerca vengono raggruppati in un'organizzazione. Oppure tutti i siti, non so, tipo cattolici, per esempio, sono fatti un motore di ricerca, credo che si chiami Profeta, dove ci sono circa 8.000 siti cattolici,
8.000, tanto per essere chiaro. E cioè, ci sono alcuni a mettersi le mani nei capelli, a farsi quelle risate pazzesche. E in uno di queste organizzazioni si chiama La Vecchia Religione, e in questa organizzazione, diciamo così, è un'organizzazione un po' più ampia, diciamo, in questo aspetto della vecchia religione, che è un termine che viene usato negli Stati Uniti per definire tutte quelle persone che fanno riferimento a pagani, neopagani, vicca, vicchiani e tutta una serie di altre pratiche. Ci hanno messo dentro anche noi, cioè anche uno dei siti della Federazione Pagana che stiamo costruendo, vi ricordo sempre che stiamo costruendo la Federazione Pagana, l'hanno messo dentro. E niente, in questo sito ci sono altri pagani, fra cui un sito molto divertente di una strega americana, e di una strega neopagana oltretutto, che fa, pur essendo vicino alle tradizioni vicane eccetera, è molto legata a quello che è il paganesimo mediterraneo. E niente, in questo sito c'è un link, c'è una pagina, diciamo così, di barzellette neopagane, cioè di spiritosaggini, di modi di dire, di raccontini, di storielle, di modo di considerare gli altri, no? Più o meno quello che girava in Italia, tipo, non so, che differenza c'è fra un italiano, un inglese, un tedesco, insomma, sono su un aereo, uno si butta giù, e ci sono i vari aspetti. Bene, queste storielle io me le sono ricopiate, mia figlia le ha tradotte, e abbiamo preso quelle che erano comprensibili, cioè abbiamo eliminato tutte quelle storielle che avevano gli slang, tutte quelle storielle che avevano dei riferimenti esclusivi per l'America, per cui solo un americano può capirle. Abbiamo tirato fuori le storie che sono comprensibili anche in Italia. Allora, stasera, così, tanto per passare 5 minuti diversi dalle solite trasmissioni, vi leggo un po' queste storie. Naturalmente io non so leggere bene una storia, e vi dovrò anche spiegare, o cercherò almeno di spiegarvi, i vari riferimenti. Alcuni riferimenti però non li so neanch'io, per cui prendete un po' nell'insieme e nella massa. Allora, vediamo un attimino. Barzellette neopagane tratte da un sito della strega degli Stati Uniti. E questa è una cosa, per esempio la prima, è una cosa che riguarda un po' i vari percorsi di stregoneria. Naturalmente chi fa barzelletta è una strega neopagana, no? Allora dice praticamente: come distingui una strega New Age da una strega neopagana? La risposta è: le butti tutte e due in acqua. La strega neopagana galleggia, quella New Age affonda sotto il peso di tutti i cristalli a caro prezzo. Praticamente si riferisce questa barzelletta all'Inquisizione, cioè l'Inquisizione cattolica cosa faceva? Fra le altre cose, prendeva le donne e le buttava in acqua, se galleggiavano le bruciavano perché erano streghe, se andavano a fondo invece affogavano. E allora questa barzelletta qua dici: come fai a distinguere se una strega è New Age o una strega neopagana? Le butti tutte e due in acqua, la neopagana galleggia, per cui la bruci perché è strega, quella New Age invece affonda perché ha i cristalli, le streghe New Age usano i cristalli che vendono a caro prezzo in realtà. Oppure: quante famiglie cattoliche conservatrici ci vogliono per cambiare una lampadina? Nessuna. La luce delle candele andava bene per i loro antenati e così è per loro. È un po' una considerazione un po' amara rispetto ai cattolici. I cattolici sono sempre stati quelli che hanno tirato indietro lo sviluppo sociale, sono stati contro tutto, l'istruzione, la scuola, la sanità, hanno sempre combattuto ancora da sempre ogni innovazione, e questa barzelletta vuole mettere in luce questo conservatorismo. Però ci sono anche gli altri, non ci sono solo i cattolici. In America, ricordo che i neopagani in America sono circa 5 milioni, si calcola, fra neopagani, stregoneria e vicini. E sono anche riconosciute a livello statale, sono anche riconosciute come valenza religiosa, alla stessa stregua del cattolicesimo, anche se non hanno lo stesso potere sociale, cioè non hanno il controllo sociale. Quante streghe gardneriane ci vogliono per cambiare una lampadina? La risposta è un segreto di terzo grado,
infatti per streghe gardneriane, per stregoneria gardneriana c'è una salita come per la massoneria dove hai il primo grado, il secondo grado, il terzo grado e loro hanno i segreti, no? E allora si dice quante streghe gardneriane ci vogliono per cambiare una lampadina? Al tempo, questo è un segreto di terzo grado. E poi ci sono delle altre streghe, le streghe alexandriane, e dice quante streghe alexandriane ci vogliono per cambiare una lampadina? Le streghe alexandriane dicono andiamo a vedere come fanno i gardneriani. Gli alexandriani si sono staccati un po' dai gardneriani per cui ne scoppiazzano un po' i riti. Oppure, quanti nativi americani ci vogliono per cambiare una lampadina? 4. Uno che faccia il lavoro e gli altri 3 che cantino il canto della lampadina che cambia. E questo se uno non ha un po' di abilità nella stregoneria non sa cosa significa. Qual è la differenza, questo invece è un po' più sociale, qual è la differenza fra una favola del sud degli Stati Uniti e una favola del nord? Degli Stati Uniti? La favola nel nord degli Stati Uniti comincia con c'era una volta. Quella del sud degli Stati Uniti comincia con non crederete mica a questa merda, vero? E queste sono barzellette che girano su quel circo. Però poi c'è anche delle storielle abbastanza divertenti. Per esempio, abbiamo la storiella dei giocattoli. Nella storiella dei giocattoli vengono elencati quelli che sono delle strutture sociali, politiche, religiose. E l'atteggiamento che prende una persona rispetto ai giocattoli partendo dall'ideologia di queste organizzazioni. Lo capirete man mano che vado a leggere. Capitalismo. Vince chi muore con più giocattoli di tutti. Hare Krishna. Vince chi gioca con più giocattoli. Ebraismo. Vince chi compra giocattoli al prezzo più basso. Cattolicesimo. Vince chi si nega più giocattoli. Anglicanesimo. Erano i nostri giocattoli. Ortodossi. No, erano i nostri. Davidiani. Vince chi muore giocando coi giocattoli più grandi. Ateismo. Non c'è nessun giocattolaio. Politeismo. Ci sono molti giocattolai. Evoluzionismo. I giocattoli si fanno da sé. Scientisti. I giocattoli siamo noi. Comunismo. Tutti devono avere lo stesso numero di giocattoli e vai dritto all'inferno se ti becchiamo a vendere i tuoi. Bye. Siamo in armonia con tutti i giocattoli. Amish. I giocattoli con le batterie sono sicuramente peccato. Taoismo. Una bambola è altrettanto importante di un camion ribaltabile. Mormoni. Ogni ragazzo può avere quanti giocattoli vuole. Voodoo. Prestami un attimo la tua bambola. Edonismo. Impicchiamo il libro delle regole. Andiamo a giocare. Avventisti del settimo giorno. Chi gioca con i suoi giocattoli di sabato ha perso. Chiesa di Cristo. Chi ha i giocattoli che fanno musica ha perso. Battisti. Una volta che hai giocato, giochi sempre. Testimoni di Geova. Chi riesce a piazzare il maggior numero di giocattoli porta a porta, vince. Pentecostali. Chi ha i giocattoli che parlano, vince. Esistenzialismo. I giocattoli sono un'illusione della vostra immaginazione. Confucianesimo. Una volta che un giocattolo sia caduto in acqua, non è più asciutto. Agnostici. Non ci importa da dove vengono i giocattoli, andiamo a giocare.
E questa è la visione dei giocattoli, riferita ai giocattoli, giocatori e giocattolai, fatta dai neopagani americani rispetto alle varie correnti di pensiero, chiamiamole così. E poi c'è anche come i pagani, o questi pagani almeno, prendono in giro un po' la creazione, no? La creazione della Genesi. E le intitolano in questo modo: il gatto, il primo giorno della creazione Dio creò il gatto, il secondo giorno creò l'uomo per servire il gatto, il terzo giorno creò tutti gli animali della terra perché fossero potenziale cibo per il gatto. Il quarto giorno Dio creò l'onesta fatica così che l'uomo potesse lavorare per il bene del gatto. Il quinto giorno creò le palline di gomma così che il gatto potesse scegliere di giocarci o no. Il sesto giorno creò la scienza veterinaria per mantenere il gatto in salute e far venire all'uomo una crisi di nervi. Il settimo giorno Dio voleva riposare, ma dovette pulire la lettiera. E questa è come i pagani americani si sganasciano sulla creazione, no? E poi ce n'è un'altra. Allora, fra i pagani, questa qua premettiamo un attimino, ci sono delle invocazioni. È una delle invocazioni più comuni, specialmente fra i pagani americani. I pagani americani spesso nascono dai movimenti femministi degli anni 60, cioè sono figli praticamente sia della contestazione degli anni 60-70, e sia in particolar modo di quello che è stato il movimento femminista. E una delle divinità centrali del loro pantheon è la visione della dea madre, la dea generatrice, uno dei principi femminili della vita, no? E allora esiste fra i pagani americani l'invocazione alla dea. Anche qua in Italia si provò la Zoe a far passare, a diffondere questo modo di essere. Sì, c'è in parte riuscita, ha fatto altre cose importanti, però diciamo che tutto il paganesimo italiano ha una fortissima componente anticristiana, nel senso che vive e viene fuori dall'orrore cristiano, e il paganesimo italiano è figlio di quello che è lo scontro col cristianesimo e ha attraversato tutto l'orrore cristiano, ciò che invece negli Stati Uniti questo non è avvenuto, per cui le componenti su cui si sviluppano i due paganesimi saranno sempre diverse, anche se poi le correnti si integreranno a seconda del sentire e del pensiero delle persone. Bene, questa invocazione alla Dea, che è comune negli Stati Uniti, questa pagana l'ha fatto attraverso i segni zodiacali. Praticamente il carattere di ogni segno zodiacale viene sottolineato da come chiede, invoca la Dea. Proviamo un po' a vedere. Ariete, cara Dea, per favore, dammi la pazienza. E non potresti farlo subito? Toro, cara Dea, aiutami ad accettare il cambiamento, ma non troppo in fretta. Gemelli, cara Dea, chi è la Dea? Dov'è la Dea? Perché è Dea? Cancro, Dea! Leone, sì? Vergine, cara Dea, per favore rendici perfetti e non fare tanto casino come hai fatto l'altra volta. Bilancia, cara Dea, per favore aiutami ad essere deciso, ma del resto, che cosa pensi sia meglio? Scorpione, cara Dea, possa tu non fare del male a nessuno, eccetto che i bastardi che se lo meritano. Sagittario, cara Dea, se te l'ho detto una volta,
te l'ho detto un miliardo di volte. Aiutami a smettere di esagerare. Capricorno, cara Dea, mi piacerebbe chiederti di aiutarmi, ma ho imparato tempo fa a non fidarmi di nessuno. Acquario, cara Dea, lo so che mi piace il cambiamento, ma questo caos è ridicolo. Pesci, cara Dea, siccome mi sto per fare il quinto bicchierino di scotch stanotte, usa l'ebbrezza in tuo onore. E questi sono i caratteri messi in luce attraverso gli oroscopi, diciamo, cioè attraverso i segni zodiacali. E per finire la nostra carrellata, e questa è una spiritosaggine dell'amica, di questa amica strega, credo sia del Tennessee, una cosa del genere, ed è una spiritosaggine perché effettivamente avrei molte ragioni per non essere d'accordo, dice 10 ragioni perché fare dolci o scherzi ad Halloween è meglio che fare sesso. Beh, io non è che sia molto d'accordo, comunque sentiamo le sue ragioni per fare dolci e scherzi anziché fare sesso. Primo, sei sicuro che alla fine ottieni almeno qualcosina nel tuo sacco. Fare sesso non è detto, eh? Secondo, se ti sei stancato, puoi aspettare 10 minuti e ricominciare. 3. Più brutto appari, più facile è che ti arrivi qualche cosa. 4. Non devi fare complimenti alla persona che ti dà qualcosa. 5. Anche se le persone pensano che tu sia diverso da ciò che sei, va bene perché sei diverso da ciò che sei. 6. Tra 40 anni le caramelle potrai godertele ancora. Se sono, 7. Se non ti piace quello che hai ricevuto, puoi rivolgerti alla porta accanto. 8. Non ha importanza se i bambini ti sentono gemere e grugnire. 9. Hai meno sensi di colpa la mattina dopo. 10. Puoi farlo con l'intero vicinato. Sesso no, E queste sono le 10 ragioni della nostra amica strega perché fare dolce o scherzo ad Halloween è meglio che fare sesso. E questo è quello che abbiamo trovato di questo sito di strega, oltretutto ha un bellissimo boschetto di Diana, è un sito fatto da professionisti, cioè nel senso che mentre il sito che faccio io è un sito di solo testo, nel senso che io presento le idee, le cose, le preposizioni, cioè i miei lavori, altri invece pagani usano moltissimo le immagini, perché le immagini pagane in effetti sono bellissime, cioè ha una vastità di scelta che è veramente incredibile. Poi ricordate sempre che un pagano prende quello che gli serve, quello che vuole, cioè non è obbligato a prendere una cosa o aderire a una verità o a seguire una scadenza se la scadenza non gli sta bene. Un pagano prende solo quello che gli serve, quando gli serve e come gli serve. Perché questo? Perché un pagano è un dio. Cioè, per un pagano il mondo è composto da dei ed egli è un dio. Le forze che lo spingono per crescere, per costruirsi, sono degli dei. Le sue tensioni sono tensioni divine. Il mondo che lo circonda è un mondo divino. Le piante, gli alberi, i virus, i batteri sono esseri divini. Le stelle, i pianeti sono esseri divini. Ora, detto così, non è che sia ben comprensibile, perché per un cattolico, chi è stato educato ad essere cattolico, considerare che quello che lo circonda è una coscienza, sono coscienze, sono consapevolezze divine, è la cosa più aberrante e più assurda che esista. Lui è emanazione del Dio padrone e il resto non esiste, cioè neanche lui non si può considerare un Dio, può considerarsi servo del Dio, ma non un Dio. Mentre invece un pagano si considera un Dio perché considera se stesso e la determinazione di se stesso nella vita. Un pagano è sempre stato... Se voi leggete per esempio, vediamo un attimo, se voi leggete certi libri, io qui ho delle fotocopie, no? Perché sto facendo anche un lavoro
teogonia esioidea, e io qui ho delle fotocopie di un libro che è il libro di mia figlia, con cui fa il quarto anno del classico, no? E in cui una nota a proposito del caos, no? Dice: l'idea che all'inizio dell'universo non vi sia altro che uno spazio vuoto è un'intuizione sorprendentemente moderna dal punto di vista della fisica, e trova paralleli con le cosmologie del vicino Oriente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre il paganesimo aveva già la concezione fisica dell'universo, aveva già la concezione che l'universo aveva una sua struttura e una sua dinamica. Perché questo? Perché il paganesimo, riconoscendo nell'universo entità divini, cercava anche di costruire delle relazioni con queste entità divine, e aveva anche lo spessore, il respiro di queste entità divine, per cui aveva anche la conoscenza che gli derivava da questo. Il cristianesimo, invece, essendo soltanto una tecnica, una struttura per costringere le persone in ginocchio, distruggere la conoscenza, distruggere il sapere, distruggere qualunque cosa per impossessarsi delle persone, per costringerle a distruggere il loro sapere, va a distruggere quella che è la conoscenza, quelle che sono le concezioni della vita, quelle che sono le concezioni scientifiche, quelle che sono le concezioni umane della vita, e costruisce l'orrore. Solo l'uscita da quell'orrore, cioè la ricostruzione di un processo di stregoneria, che ve l'ho già letto nel 97, mi sembra, il percorso di stregoneria dall'800 al 1789, riporta fuori il genere umano da quell'orrore. Ma portare fuori il genere umano da quell'orrore, non si può più riprendere i cammini dove si erano lasciati. Cioè non si può più riprendere il discorso di Seneca o il dibattito che era in corso a Roma sulla necessità di abolire la schiavitù per passare a stati diversi di relazione. Non si può più farlo, perché la distruzione del paganesimo, la fissazione della schiavitù, la schiavitù come ente divino, una schiavitù che entra nel cuore e nell'anima, dove il re è rappresentazione del Dio assoluto, del padrone assoluto, e il Papa è rappresentante di Dio in terra, cioè tutti questi meccanismi emozionali che sono stati calati all'interno dell'uomo, hanno distrutto quelli che erano i percorsi di libertà, i percorsi di costruzione dei sistemi umani che erano in corso a Roma, in Grecia, in Egitto, con tutte le contraddizioni possibili e immaginabili, perché di contraddizioni ce n'erano milioni, però era il sentire, era il modo con cui l'uomo si presentava davanti al mondo che era diverso. Il cristianesimo ha distrutto tutto questo, ed è stato necessario ripartire da quell'orrore per ricostruire un modo diverso per portare l'uomo davanti al mondo. E non ci siamo ancora riusciti, perché ancora oggi il sistema giuridico italiano, francese, spagnolo, tedesco, eccetera, risente del processo di uscita dall'orrore cristiano, ma è ancora un sistema giuridico cristiano. Quando in Inghilterra, per esempio, due bambini di 10 anni massacrano un bambino di 2 anni, e vengono processati come vengono processati, anziché processare chi ha ridotto quelle persone a fare ste porcate, significa che ancora c'è il concetto che l'uomo è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, per cui la società è irresponsabile nei confronti di questi bambini, non ha nessuna responsabilità, ma loro vanno condannati perché sono malvagi, cioè il loro modo di essere malvagi e non siano stati costruiti in quanto malvagi. Questa diversità di impostazione giuridica nel modo di guardare il mondo, noi ci stiamo uscendo, perché i percorsi della stregoneria, i percorsi che la stregoneria ha impostato all'interno del sistema sociale umano, portano fuori da questo. Però portano fuori da questo partendo da ciò che c'era, cioè partendo dal fatto che il Papa è rappresentante del Dio in terra, il fatto che il re può baciare i piedi del Papa e via via quella gerarchia per cui il prete può stuprare il bambino. Cioè arriviamo a questi, cioè è da questo che si è partiti col nuovo percorso di uscita dall'orrore. E se un domani questo percorso venisse a troncarsi,
bisognerebbe ricominciare da capo, cioè se la Chiesa Cattolica riuscisse a riavere il potere che aveva avuto 200-250 anni fa, oppure anche fino anche a 60-70 anni fa, il processo di uscita da quell'orrore sarebbe infinitamente più faticoso e richiederebbe un numero infinito maggiore di vite umane, di dolore, di sofferenza. Perché il cattolicesimo, il cristianesimo, con tutto quello che comporta dal punto di vista monoteismo, vale per i musulmani, vale per gli ebrei, vale per i buddisti, cioè tutto quello, tutto l'orrore che è stato costruito dal punto di vista sociale è una cosa che pesa non nella ragione, non nella struttura del pensiero delle persone, ma pesa sull'emotività delle persone, sulla loro incapacità di riconoscere quanto li circonda, di riconoscere la vita, di riconoscere il respiro del mondo. E quando una persona non è in grado di riconoscere il respiro del mondo, non è neanche in grado di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, non è in grado di determinare se stessa, non è in grado di dire io esisto, ma verrà sempre messa in ginocchio in quanto bestia del Dio. E gli dei, ricordatevi, gli dei cristiani, la manifestazione reale della pulsione di morte, si ciba dell'energia vitale delle persone in ginocchio. Noi abbiamo una serie di spiriti neri che sono abbastanza numerosi, che loro lavorano affinché le persone siano in ginocchio. Quando in stati di alterazione della percezione si vede la Madonna, o si vede la Madonna o si vedono i santi, sono spiriti neri che si cibano di energia vitale stagnata. È vero che la persona traduce come vede all'interno del proprio condizionamento educazionale, ma è altrettanto vero che molti fenomeni che la persona percepisce sono anche giocati in maniera tale perché la persona li percepisce in quel modo. E allora diventa manifestazione del Dio, e allora se fa a Fatima, se fa esoghetto sporco squalido di Međugorje, anche se sappiamo che il giochetto di Međugorje è molto più sporco anche nella percezione, se fa il soghetto del Padre Pio, si fa tutte queste cazzate, tutte queste porcherie, oppure la macellaia dell'India, Teresa di Calcutta, quello lurido assassino che vendeva persone, cioè vendere persone, è un concetto che solo un cristiano può avere in testa questo, un cristiano, chi è stato educato da un cristiano, vendere bambini, è aberrante, è allucinante, cioè è una cosa che l'ONU si mette le mani nei capelli, ma d'altronde ricordiamo che il Vaticano non paga la sua quota all'UNICEF, non la paga, perché? Perché il Vaticano deve costruire miseria, il Vaticano ha in corso tutte quelle strategie affinché le persone non usino i preservativi, non usino le pillole, non usino altri concezionali, così vivranno nella miseria e lui potrà dare la carità e avere il potere rispetto alle altre persone, e poi i giochi arrivano sempre a sovrapporsi. E allora, come vi dicevo, tutta quella che era la conoscenza che c'era una volta, i percorsi dell'umanità di una volta sono stati troncati, sono stati tranciati di netto, e la tranciatura di netto è avvenuta per il patto di Nazareth. Per questo io sono un guardiano dell'anticristo. Che cos'è l'anticristo? L'anticristo è il respiro di libertà che dal mondo giunge all'essere umano. Il respiro di libertà che dal mondo giunge all'essere umano, dici togliti dalla posizione in ginocchio, tu sei un Dio, devi prendere nelle tue mani la responsabilità della tua vita, devi affrontare la tua vita, devi chiamare le cose col loro vero nome. Questo è il respiro del mondo che giunge all'essere umano. E perché si chiama l'anticristo? Perché la più feroce operazione di distruzione degli esseri umani è cominciata da quei quattro porci che sono gli evangelisti, cioè quattro assassini che dovevano separare, costruire la setta, separare gli esseri umani dall'insieme del sistema sociale per distruggere i sistemi sociali. E ci sono riusciti. Una serie di concatenazioni storiche, una serie di situazioni hanno consentito di fare questo. Dopodiché il CRIS, l'organizzazione criminale di Treviso, fa pubblicare un libro in cui associa la burla di un neopagano a quella di Gasner Vini della sotterranea di Tokyo. So che c'è un piccolo particolare: quelli che misero i Gasner Vini nella sotterranea di Tokyo si chiamavano l'assoluta verità, la verità suprema. E ricordate che la verità suprema c'era solo Wojtyla e la sua banda di assassini, cioè solo loro possono commettere stragi e basta. Cioè è una questione di concettualità che sta alla base delle azioni.
se io mi considero un Dio fra dei, tutte le persone che considerano dei, tanto più queste diventeranno forti, tanto più queste aumenteranno la loro conoscenza, la loro consapevolezza, tanto più io diventerò forte. Mentre se invece io ritengo di dover essere padrone di uomini e che gli uomini devono mettersi in ginocchio davanti a me, avrò due cose: sterminerò chi tenta di ribellarsi, oppure farò guerra a qualcun altro per avere la concorrenza, per non aver concorrenza. Allora il re farà la guerra a un altro re, ma intanto sarà la gente a crepare come bestie. Questo è i concetti sono questi, cioè le azioni nascono soprattutto dalle idee a priori che hanno le persone. Le idee a priori sono frutto del loro condizionamento educazionale. Il condizionamento educazionale si basa sulla loro struttura emotiva. La struttura emotiva così condizionata pone in essere delle azioni nella direzione del proprio condizionamento. Per cui, se la direzione del condizionamento di una struttura emotiva è quella del potere di avere, cioè dell'appropriarsi degli individui, esistono determinate azioni. Se il condizionamento della struttura emotiva è quello di essere parte degli individui ed essere compartecipi alla costruzione del sistema sociale, esistono delle altre strategie di vita. Cioè, le cose sono estremamente legate, per cui solo Wojtyla e chi pratica il cristianesimo può pensare di macellare gli esseri umani. Questo ricordatevelo sempre, sempre, perché altrimenti perdete di vista quelle che sono le relazioni fra gli uomini. Nel politeismo, in una società pagana, può esistere il cristianesimo. Può esistere il cristianesimo nel rispetto delle leggi. In una società cristiana, i pagani vengono macellati. E il discorso che da sottolineare è che il cristianesimo in questo momento ha perso quello che è il suo impatto e il suo controllo sulle classi sociali medie. Cioè praticamente diciamo dal borghese all'università o agli universitari lui ha perso il controllo. Perché questo? Perché c'è stata una sovrapposizione di notizie, di dati, di schemi, di emozioni diverse. Dov'è che mantiene il controllo? Mantiene il controllo innanzitutto su chi gli fa comodo identificarsi con una struttura di potere per aver potere a sua volta. Cioè praticamente il cattedratico che è cattolico perché il Vaticano gli dà la cattedra. Se non fa il giuramento contro il modernismo viene cacciato dall'università, tanto per essere chiaro, università cattolica naturalmente. E questi esistono una serie di persone che accettano tutte le condizioni che il Vaticano impone, oppure tutte le professoresse che sono di catechismo che vengono imposte dal vescovo soltanto se sono cattoliche, chiaro questo, no? Per cui o se tu vuoi soldi, vuoi stipendio, devi fare quello che voglio io. Poi esiste il controllo delle classi sociali basse, nel senso che quando si costruisce la miseria, l'unico modo per dare la consolazione alla miseria è quello che le persone si mettono in ginocchio. E questo controllo è il più feroce, il più aberrante. Dopodiché esiste il controllo di quello che è la struttura politica. La struttura politica in questo paese ritiene che soltanto la Chiesa Cattolica abbia la possibilità di distribuire voti, cioè abbia un serbatoio di voti che sia abbastanza stabile e che lo può spostare come vuole. Pertanto, con questo ricatto, cioè col ricatto di poter spostare i voti, la Chiesa Cattolica può avere sovvenzioni che nemmeno per legge gli spettano, cioè delle vere e proprie violazioni di legge da questo punto di vista. Ma comunque prima o dopo ripartirà la Corte dei Conti a fare un po' di conti, questo ce ne... Dopodiché, dov'è il controllo più forte che ha la Chiesa Cattolica in questo paese? È nella struttura assistenziale. Cioè la Chiesa Cattolica, nei 50 anni della Democrazia Cristiana, da quel boia di Gasperi, per me De Gasperi è un farabutto di prima linea, a tutto il suo partito, praticamente hanno impedito l'applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente in quell'aspetto che è l'assistenza sociale, che è le relazioni fra la struttura, diciamo così, la struttura sociale e le classi emarginate o le classi più basse, tipo bambini, tipo carceri, tipo ospedali, tipo assistenza per anziani, eccetera. Cioè praticamente è stata tutta una struttura che è stata negata al sistema sociale
perché è stata data come se fosse stata data in appalto al cattolicesimo. Il cattolicesimo spadroneggia nelle carceri, spadroneggia negli asili, spadroneggia negli ospedali, spadroneggia dappertutto, ricattando non solo il ricoverato ma tutti i parenti, che è una cosa veramente bestiale questa. Adesso si sta un po' ridimensionando il peso un po' alla volta, però sarà un processo ancora abbastanza lungo. Questi sono gli strumenti di controllo. Dopodiché, dal punto di vista religioso, il cristiano non ha niente da dare a nessuno. E quando il direttore de Radio Maria dice questa radio è una radio cattolica e parlano solo i cattolici, qui non si fanno dibattiti per cercare la verità perché noi abbiamo già la verità, esattamente come Hitler diceva, vi metto tutti nei campi di sterminio. Infatti Hitler era cattolico, cioè, tanto per essere chiaro, cioè, i metodi che aveva il nazismo sono metodi cattolici, e il peso che ha avuto il cattolicesimo sia per far nascere il nazismo sia per portare all'esasperazione quelli che erano i progetti del nazismo di distruzione del sistema sociale umano è importantissimo, è fondamentale. Il nazismo e il cattolicesimo è la stessa cosa, prima di tutto perché obbediscono agli stessi principi ideologici. Primo, infatti tutti quanti quelli che gestivano direttamente le camere a gas erano dati tutti a catechismo, tutti quelli che usavano le camere a gas erano dati a catechismo, perché? Perché soltanto andando a catechismo quello che era il concetto sociale del cosiddetto non uccidere o della pena se tu uccidi può essere rimosso perché io massacro il nemico di Dio. Ricordatevi che gli ebrei, ancora Pio XII, erano indicati come deicidi, e poi se volete poi c'è tutta una storiella, ma fino all'altro giorno, non solo allora, fino ad oggi insomma. Pertanto ciò che ha fatto il nazismo è esattamente ciò che avrebbe fatto il Vaticano, né più né meno, le condizioni erano diverse, però l'istinto è lo stesso. Ah, poi inutile che vengano parlare della carità, ne abbiamo fatti scappare 50 o 100, no, ne avete massacrato milioni. Bravo, visto che per stasera abbiamo finito, andiamo avanti con un po' di rassegna stampa. Vi ricordo che il numero di telefono di Radiogamma è 049 700 700 e 049 700 838. Il Risorgimento fu cattolico. Sì? Claudio. Dimmi. Sono Adriano, mi riconosci? Dimmi tutto. Niente, volevo solo farti gli auguri per l'ultimo dell'anno. Oh, grazie. Scusami se sono avuto tanti argomenti. No, no, ma scherzi. Volevo fare solo l'occasione per salutarti e per dire che mi piace molto la tua trasmissione. Grazie molto e auguri a tua famiglia. Grazie, aspetta ti passo la Marina. Sì. Pronto? Pronto, ciao Marina. Ciao. Tanti auguri. Come stai? Abbastanza bene, sì. Senti Claudio, io ti faccio tanti auguri a te e alla tua famiglia. Anche a voi, E gli auguri anche quelli di Radio Gamma 5. Grazie. La vostra trasmissione è molto importante, è bellissima. E ti faccio i complimenti per la tua trasmissione che vada avanti sempre così. E voi siete molto bravi per la vostra trasmissione. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, auguri a tutti. Auguri a tutti quanti, in effetti, vabbè, dopo fine trasmissione farò gli auguri a tutti. Ringrazio tantissimo. Pronto? Ciao Claudio, ciao, sono dimmi. Marco. Ciao, dimmi. Volevo farti gli auguri di fine anno. Oh, cattivo. Grazie. Volevo chiederti per una curiosità, anche se ti porto fuori tema. Nel paganesimo, com'è il rito della sepoltura? Mi rispondi per radio? Sì, sì, d'accordo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Aia. Marco, hai toccato un aspetto che deve essere discusso. In ogni caso, due sarebbero i riti della sepoltura. Uno sarebbe quello di essere bruciati. E il secondo sarebbe quello di morire marcendo guardando il sole. Forse quello di essere bruciati verrà concesso perché ormai i cimiteri si stanno riempiendo talmente tanto che probabilmente non, un giorno tutti dovranno essere bruciati per non riempire i cimiteri.
E quello invece della, del marcire guardando il sole, credo che norme igieniche faranno in modo di non accordarlo a nessuno, ma comunque questi sono altri riti non sono ancora stati stabiliti, cioè nel senso che noi costruiamo i riti, cioè i riti li facciamo noi in base alla percezione divina e all'oggettività che incontriamo. So che c'erano i libitinari a Roma che avevano tutta una serie di riti tipo addobbi, tipo le tombe curate eccetera, cioè avevano tutta una serie di regole, ma erano cose che appartengono a Roma, cioè noi le possiamo leggere, possiamo anche copiare qualcosa, però erano cose che appartengono a loro. E poi ci sono tutti i riti della sepoltura di tutte le religioni pagane, cioè in Egitto c'era l'imbalsamazione per i ricchi, per i non ricchi, beh, quelli che erano addetti alla costruzione delle piramidi, gli operai delle piramidi venivano seppelliti sotto la sabbia vicino alle piramidi, cioè era un bonus extra allo stipendio, e invece gli altri venivano seppelliti nella sabbia. Poi ce n'erano vari, i Celti avevano i loro, gli Sciti avevano i loro, cioè ogni popolazione aveva il suo modo rituale, diciamo così, per la sepoltura. C'era questa però identità, no? Cioè, c'era l'identità fra la conservazione del corpo fisico e la conservazione del corpo di energia. Cioè si era costruito il pensiero secondo il quale tanto più il corpo fisico restava in vita, e tanto, cioè restava intero, e tanto più forte diventava il corpo di energia. Ma questo comunque dovremo anche sistemare anche questa faccenda. Pronto? Claudio, sono Giuseppina. Ciao. Cosa che pensi tu per te, se è giusto credere nello spirito libero dell'aquila, del cavallo, del lupo? Ciao, grazie. Ciao. Allora, vedi Giuseppina, queste qua sono cose che ci arrivano un po' dall'America, un po' dall'Africa. Cioè, noi lo spirito è sempre libero, nel senso che specialmente quando noi esseri umani riusciamo a percepire lo spirito di qualunque essere, o nostro o del mondo che ci circonda, è perché il nostro spirito è libero. Dopodiché noi cerchiamo anche nei diversi animali le caratteristiche che sono più vicine a noi. Per esempio, io amo molto il lupo, mia figlia ama molto il lupo, ci piace molto l'aquila che tu hai citato, e molti altri animali, e questi hanno delle caratteristiche che hanno la stessa assonanza con la nostra libertà. Pronto? Buonasera. Adesso ho detto appena adesso per il telegiornale che hanno dirottato l'aereo a Roma, no? Con i talebani. È meglio che sali subito la trasmissione perché arrivano i talebani. Ok. Vabbè, gli imbecilli si contano sempre a tonnellate. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono io, Anna Maria di Venezia. Dimmi. Ciao bello. Volevo sapere la sepoltura di, come si dice, di quello che dici tu, no? Sono uguali come noi oppure hanno una sepoltura, si sa, preghiere oppure qualcosa di più? Non so, questo è una cosa che rivolgo a te. Te lo spiego subito, ok? No, non so se mi spiego. Sì, sì, no, ho capito. I musulmani hanno una sepoltura come la nostra oppure hanno una sepoltura in preghiera? Ah, questo devi chiederlo. No, questo devi chiederlo ai musulmani. Va bene, d'accordo. Ciao. Me la spieghi per la radio? Sì, sì, grazie, cioè, grazie. Voglio dare spazio agli altri. Va bene, grazie. Ciao Claudio. Anna Maria, i musulmani io so che hanno tutta una serie di diritti loro, però non li ho mai approfonditi più di tanto, per cui non ti so dire. In ogni caso hanno comunque una sepoltura anche loro di preghiera, anche perché sono sempre religioni sottomesse, cioè sono religioni sottomesse a un Dio padrone, loro sono posseduti dal Dio e naturalmente c'è la supplica nei confronti del Dio che gli consenta di vivere oltre. Nel paganesimo c'è sì la ritualità della sepoltura, c'è per esempio una grande divinità che è Nennia, ai tempi romani, che Nennia è rimasta ancora, le nennie che si cantano oppure le donne che si strappano i capelli nel sud, no, quando c'è il morto, in realtà era un canto monotono che si faceva vicino al moribondo per aiutare il distacco del corpo di energia dal corpo fisico.
è praticamente un cerchio di magia in pratica. Pronto? Ah sì, il catechismo. Mamma mia, c'ho... Oh, qua siamo un po' fuori di testa, Non gli è bastata una denuncia. Pronto? Ah sì, questo qua non gli è bastata nemmeno una denuncia per rompere le scatole. Vabbè, andremo avanti con la denuncia e con tutto il resto. Pronto? Allora, quello che voglio dire io è che noi avevamo una divinità come Nenia, che era praticamente un cerchio magico che si faceva vicino alla persona. Pronto? Che si faceva vicino alla persona per consentire alla persona di staccare il corpo di energia dal corpo fisico. Ed è rimasto, è già rimasto nella tradizione popolare, come le Nenie. Pronto? Oh, Madonna miseria. Vabbè, quello che resta oltre di questi riti pagani lo troviamo nelle varie tradizioni, nelle tradizioni popolari delle varie persone. Ma nel cristianesimo non esiste un al di là, cioè non esiste la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Esiste soltanto la disperazione della persona. Allora, anche se una volta i pagani davano molta importanza a quello che era il corpo fisico, cioè cercavano di conservare il corpo fisico, o avevano una visione dell'aldilà che era abbastanza vicina a quella che era la visione dell'aldiquà, in realtà le due cose devono essere separate. Perché devono essere separate? Pronto? Sì? Giuliano. Dimmi, Giuliano. Volevo dirti soltanto una roba, no? Io sono ateo, se tu mi credi oppure per me è lo stesso, te lo dico per precisazione, no? Però da come parli per la televisione, per la radio, cioè, no? Mi fai capire che ce l'hai tanto con i cristiani, no? O no? Loro sono la descrizione del male. Del male. Del male. Predichi come un prete, perché i preti quando predicano contro gli ati gli danno addosso. Vuol dire che avrò imparato da loro, cosa vuoi che ti dica? In certo senso tu gli auguri, no? Gli fai credere più importante perché gli dai addosso. Vabbè. O no? Vabbè, se lo dici tu. No, perché dopo parli sempre, parlami anche un pochettino dei greci, dei romani... dei turchi, parliamo un po' di tutto, non soltanto va del bene, cristianesimo. Va bene, quando leggerò la Teogonia Esioidea, il commento della Teogonia Esioidea, dovrò sentire anche i nomi degli dei. Sì, pensa un po' anche ai spartani, sì. Cosa facevano. Erano dei brave persone gli spartani. Sì. Hanno salvato tutta la civiltà occidentale, fermando i persiani. Sì, ma cosa facevano per fermare? E cosa facevano? Dimmelo tu che non so. In 300 si sono fatti massacrare per fermare l'esercito persiano e dà la possibilità ad Atene di riattaccare. Ogni popolo ha le sue glorie e le sue infamie, ma che c'entra questo? Ogni popolo ha il diritto alle sue cose. Anche i cristiani hanno... No, loro non hanno nessun diritto. Chi gestisce campi di sterminio non ha nessun diritto da invocare. E giustificare chi gestisce campi di sterminio è solo da vergognarsi. Non esiste giustificazione per i cristiani. Per gli altri popoli sì, perché avevano la vita dentro. Anche i greci? Certo. Certo. Anche i turchi? Tutti i popoli hanno la vita dentro. Solo il cristianesimo è pulsione di morte, è genocidio e strage. Non è un popolo, è un pensiero. Appunto. È un pensiero. Cioè tu non devi giustificare il popolo per quelle azioni che fanno, ma il pensiero. Se io posso essere anche un pagano indiano, però non penso che per paganesimo indiano sia tanto bello, però uno può avere tutto quello che vuole, il suo pensiero e basta. Allora Giuliano, il paganesimo sono io, sì, cioè quello che io dico, non hai capito niente. Adesso non c'è Francesco, qui ci sono solo io, quando ci sarà Francesco e tutti gli altri, non importa. In questo momento ci sono io, il paganesimo sono io, per cui
il mio pensiero, se tu vuoi discutere, se tu vuoi discutere il pensiero pagano, discuti quello che ti dico io. Se invece tu non discuti quello che ti dico io, tu non discuti il pensiero pagano. I miei comandamenti oppure sei un peccatore. E così sei tu. Vale, d'accordo, dai Giuliano. Ciao, arrivederci. Io devo chiudere qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo perché i ragazzi sono arrivati. Allora, il punto non è che io ho la legge, è che il paganesimo come pensiero, come struttura di pensiero, non è mai esistita fino ad oggi. Esistono degli scrittori che si riferiscono al paganesimo, ma il paganesimo come pensiero assoluto non è mai esistito. Per cui o discutete quello che vi dico io o non capite quello che vi dico io perché siete cristiani, ma sono problema vostro. Bon, tanto vi ringrazio per l'ascolto, vi faccio un miliardo di auguri per il nuovo anno e a risentirci a giovedì prossimo. E che il nuovo anno, che è il 1000 non più 1000, vi porti fortuna a tutti quanti, ma fatevi fortuna, costruite la strategia della fortuna, afferrate il mondo che vi viene incontro, solo così potete farvi fortuna, potete far nascere fortuna dentro di voi e quando fortuna sarà nata dentro di voi potete affrontare l'indicibile, l'inconoscibile forse. Grazie per l'ascolto e a risentirci giovedì prossimo.